Cari italiani, ancora una riflessione con voi sulla questione energia. Il problema fondamentale è che noi abbiamo chiuso i rapporti col nostro primo e insostituibile fornitore di gas, ossia la Russia. Su questo fronte, l'attuale governo è completamente allo sbando. La presidente Meloni pronuncia mille parole a favore dell'interesse nazionale, poi ne pronuncia una sola che va ad inficiare su tutto quello che ha detto prima. Va totalmente ad annichilire quell'interesse nazionale quando pronuncia la parola atlantismo. Atlantismo vuol dire, in questo momento, mettere sotto i piedi l'interesse nazionale dell'Italia. L'atlantismo aveva un senso durante la Prima Guerra Fredda, quando c'era un blocco comunista che si opponeva ai valori occidentali. In quel particolare momento, essere atlantista significava difendere i valori occidentali. Al contrario, oggi, essere atlantista vuol dire voler fare gli interessi solo dell'America, che mai come in questa fase storica, è in contrapposizione con gli interessi europei ed italiani. La Meloni su carta ha una politica che spinge il nostro interesse, poi però si appella all'atlantismo e fa crollare tutto. Se oggi la nostra nazione è favorevole alle sanzioni verso la Russia, vuol dire che è atlantista. Di conseguenza vuol dire che stai distruggendo l'interesse nazionale, radendo al suolo il tessuto economico del paese e delle piccole e medie imprese, che sono il cuore della nostra Italia. Prima di salutarti, voglio chiederti se non lo hai ancora già fatto, di iscriverti a questo canale. Con la tua iscrizione, insieme, diffonderemo le verità che ci vengono nascoste. Attiva anche la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. La verità fa male, ma qualcuno deve pur raccontarla. Al prossimo video!